Proseguiamo i nostri ragionamenti, inviterei il fare assieme a sedersi qui al tavolo, nel senso che il passaggio successivo è l'ascolto di un'esperienza che riguarda un approccio particolare alla salute mentale, dunque alla malattia mentale considerata non come qualcosa che riguarda l'individuo o un nucleo stretto, ma che riguarda la comunità nel suo insieme. Non posso non ricordare, sebbene credo di avere interlocutori molto più qualificati di me, che ricorre il 40° dalla legge Basaglia, quindi come dire anche un contesto nell'attualità che ben comprende i temi che andremo ad ascoltare. Abbiamo chiesto a Renzo De Stefani, che è il fondatore dell'approccio del fare assieme, ad Andrea Puecher e a Roberto Cuni, di raccontarci un poco questo approccio, aiutandoci a comprendere quelli che sono i principi che lo caratterizzano, quindi quali sono i principi, le idee di fondo, qual è anche un po' il bilancio dell'esperienza, ossia quali sono le resistenze che si sono incontrate nel realizzarlo, quali sono invece i punti di forza, quale ricaduta ha avuto e anche che cosa significa assumere alcuni ruoli come ad esempio quello di UFE, di familiare esperto in questo tipo di approccio comunitario alla salute mentale. Do quindi parola ai tre relatori, sarà un intervento corale, comunitario, una microcomunità al nostro tavolo. La parola a Renzo De Stefani. Bah, sì, si sente, perfetto. No, tu mi dai anche l'aggeggino? Grazie. Bene, grazie ovviamente dell'invito. Noi altre volte abbiamo avuto occasione di frequentare queste sale perché non recentissimamente, ma nel corso degli ultimi 10-15 anni, come Salute Mentale di Trento abbiamo avuto l'opportunità di fare delle esperienze di cooperazione internazionale con la Cina, col Brasile, che dura in qualche modo tuttora, anche se non è più formalmente finanziata dalla provincia, qualcosa con l'Ecuador, mi pare, e in Kenya, che non è il San Martin, dove forse ci avventureremo, lo scopriremo nei prossimi mesi, per un altro tipo di cooperazione. Allora, a noi è stato chiesto di dire quello che tu hai ricordato prima e di cominciare a parlare di quella che è la salute mentale italiana di comunità, da cui poi inevitabilmente noi siamo proceduti con quello che è il nostro mantra, un po' questo fare assieme, di cui, se posso correggerti, non sono il fondatore, perché un fare assieme può essere solo cofondato, perché se è fondato da uno è molto pericoloso, molto pericoloso, molto pericoloso. Allora, questo fare assieme, di cui poi esaurito rapidamente quelli che sono i principi della salute mentale italiana di comunità, lo farò correre rapidamente, poi Roberto Cuni parlerà in particolare degli UFE, di cui abbiamo qui un raro esemplare che ci racconterà, in base alla sua esperienza di utente esperto, quello che forse è più importante rispetto a quello che posso dire io, Roberto. Ecco, tutti sappiamo, credo, è stato anche detto che si è celebrato, si sta celebrando in questo periodo il quarantennale della legge 180. La legge 180 notoriamente ha chiuso gli ospedali psichiatrici per la prima volta al mondo e ha trasferito, così dice la legge, la cura, la prevenzione e la riabilitazione ai servizi territoriali. Naturalmente era una legge quadro nata in un momento molto particolare della storia d'Italia. Gli anni 70 erano un crogiolo, un laboratorio di cambiamento. La maggioranza di voi non li ha vissuti per motivi anagrafici, io ahimè sì. E ricordo quanto quella generazione lavorava nel convincimento che avrebbe cambiato il mondo. E una delle cose che dovevamo cambiare erano gli ospedali psichiatrici, perché erano dei luoghi che assomigliavano a dei lager, a dei campi di concentramento, a quanto di peggio si poteva immaginare. Per cui
lode e gloria alla legge Basaglia che ha chiuso gli ospedali psichiatrici, un po' meno a quello che si doveva fare in termini di continuità, perché un conto è dire chiudiamo gli ospedali psichiatrici e trasferiamo la salute mentale nella comunità. Dopodiché, capendo che in quel momento nessuno in Italia aveva mai fatto esperienze di quel tipo, forse, non dico che serviva una legge che puntigliosamente in 500 pagine dava la linea, no, di cosa fare, però forse qualcosina ci voleva. Ci sono voluti 21 anni prima che uscisse un decreto del Presidente della Repubblica a illuminare un po' le vie. Questo spiega anche perché oggi è abbastanza condiviso che la salute mentale in Italia ha chiuso i manicomi, grande risultato, però è una grande pelle di leopardo dove ci sono realtà sicuramente di importante eccellenza, ma ci sono anche, sono la maggioranza, realtà dove non si fa una salute mentale di comunità, e questo vuol dire non offrire a utenti e familiari quello a cui hanno evidentemente diritto. Nello specifico di Trento, la psichiatria mentale, la salute mentale di comunità si caratterizza soprattutto per questo approccio del fare assieme. Nel fare assieme gli UFE sono un po' il biglietto da visita principale, di cui sicuramente parleremo. Sono passati 40 anni, l'abbiamo già detto, ci sono ancora piccole polemiche, ma soprattutto nessuno più oggi, credo, vuole tornare ai vecchi manicomi, o se lo volesse non lo dice, credo che non osi dirlo, anche se magari qualcuno lo pensa. E rimane il fatto però che dicevo prima che insomma i risultati non sono stati dappertutto all'altezza delle aspettative per motivi più diversi, che qui sarebbe anche lungo e forse poco pertinente ricordare. È importante invece marcare quali sono i punti fondamentali di una salute mentale di comunità che funzioni. Il primo è quello di integrare tutti gli interventi che un sistema di salute mentale di una determinata città, qui siamo a Trento ma potremmo essere a Catania come a Vigevano, vanno integrati in un'unica forte organizzazione che nella nostra semantica si chiama Dipartimento di Salute Mentale. Tanto più le varie aree di intervento, che siano legate al mondo dell'abitare, del lavoro, della crisi, il reparto ospedaliero, tutta la variegata gamma di risposte che dovrebbero essere date da un Dipartimento di Salute Mentale, devono essere fortemente integrate tra di loro. Questo è quello che all'estero oggi viene guardato con particolare interesse nei nostri confronti, non dei nostri di Trento, ma dell'approccio italiano di comunità alla salute mentale, perché in realtà nella maggioranza dei paesi europei ed extraeuropei i vari ambiti sono separati, per cui chi si occupa di abitare fa quello, chi si occupa di lavoro fa quello, chi si occupa di crisi fa quell'altra cosa, e c'è pochissimo scambio, per cui non c'è una continuità di percorso di cura che invece anche a livello di mero buonsenso dovrebbe apparire come indispensabile e non come un optional che se c'è c'è, se non c'è è lo stesso. E questo noi lo notiamo quando andiamo all'estero, che chi conosce l'Italia non ci parla più di Basaglia o dei manicomi, ci parla di come in alcune realtà, se sono venuti in Italia, hanno visto questo tipo di integrazione, la continuità nel percorso di cura della persona e il fatto che effettivamente, chiusi i manicomi, laddove la salute mentale funziona, ci si preoccupa delle persone nel loro percorso, dove vivono e dove lavorano, non più chiusi in un lager come era in passato. E a Trento abbiamo già detto che c'è questa caratteristica del fare assieme, che tradotto in altro modo vuol dire valorizzare fortemente il sapere esperienziale e le risorse che utenti e familiari, ci piaccia o non ci piaccia, hanno. Molti professionisti partono dall'assunto, per noi assolutamente non accettabile, che la verità è a senso unico, ce l'ha il professionista, e l'utente e il familiare in qualche modo va a ruota, segue, ubbidisce, insomma, se vuole, poi di solito non lo fa, ma questo il professionista molto spesso non lo coglie. Allora noi abbiamo imparato negli anni, abbiamo imparato dagli utenti e dai familiari quanto è importante il loro sapere esperienziale,
così come è importante il sapere professionale dei professionisti. Noi non è che vogliamo eliminare i professionisti, il fare assieme non è alla caccia dei professionisti per farli fuori, è però alla caccia di una integrazione di questi due saperi. E tutte le volte che ci siamo riusciti, i risultati sono stati indubbiamente, straordinariamente positivi. E questo, se ci pensiamo, unendo anche i cittadini attivi e disponibili, pensando, per quello che so io, al lavoro enorme che sta facendo il San Martin in Kenya, ci stanno anche i cittadini, che è scritto anche lì, per cui non è che lo dico pensando alle attività del San Martin. Allora questo coinvolgimento a 360 gradi di utenti, familiari, operatori e cittadini è quello che noi abbiamo titolato Far Assieme. Questa è una slide che proiettiamo dovunque andiamo, in Italia o all'estero, per dare l'idea di come c'è questa integrazione, che è un punto fondamentale della salute mentale di comunità, e come quell'albero che rappresenta un po' attraverso il suo tronco e le sue radici il fare assieme, poi quei palloncini rossi sono le varie aree di lavoro che sono strettamente interconnesse tra di loro. Non mi dilungo su cos'è un dipartimento di salute mentale, perché saremmo fuori tema e non avremmo il tempo. Quello che mi piace dire, che di solito è l'ultima slide dopo altre 20 che qui ho opportunamente tagliato, è che nella psichiatria italiana di comunità sicuramente ci sono dei principi che fanno riferimento anche ai principi della scienza, alla letteratura, ai lavori che professionisti, magari in qualche circostanza anche con la collaborazione di utenti e familiari, fanno. Ma oltre a questo, quello che soprattutto manca oggi ancora in tante realtà della salute mentale è un approccio che valorizzi l'empatia, la vicinanza emotiva, l'attenzione alla fiducia e alla speranza, che di solito sono un bene poco speso in quelle realtà, un ambiente sereno e accogliente, in fondo un approccio umano. E l'approccio umano sembra facile e scontato, ma insomma in alcuni ambiti come la salute mentale, fatevi un giro d'Italia dei servizi di salute, no, non fatevelo, perché insomma, non è quello che è qui più importante discutere, però si rischia di vedere nel 60-70% delle realtà degli approcci che di umano hanno molto poco. Il nostro insistere col fare assieme sicuramente ci ha fatto vedere negli anni che questo privilegiava anche questo tipo di approccio, e che questo tipo di approccio permetteva di avere dei risultati che, senza fare particolare enfasi, senza ritenerci gli illuminati dalla provvidenza, però ci rende abbastanza contenti di quello che abbiamo fatto, sempre pronti a migliorare e imparare da chiunque, perché la logica del fare assieme, se è fare assieme, coinvolge chiunque. Per cui noi ci siamo resi conto che siamo andati a volte in posti dove ci sembrava che insomma avremmo portato via poco, invece comunque delle cose le abbiamo portate via, come speriamo di averle lasciate, e questo ha arricchito un sapere collettivo che evidentemente è un sapere di comunità a questo punto. E questo è quello anche che ci ha molto stuzzicato quando con Federica abbiamo fatto qualche ragionamento rispetto agli amici del San Martin che avevamo incontrato lo scorso anno. Far assieme è evidente cosa significa, l'abbiamo già detto, e dal 2000 noi abbiamo cercato di realizzare tutta una serie di iniziative e di attività dove utenti, operatori, familiari e cittadini, il più possibile in un rapporto di parità, si spendessero a fare delle cose che li vedeva parimente protagonisti, proprio in dissonanza con quella logica dall'alto al basso che è tipica dell'approccio medico-medicalizzato, dove no, il sapere è a senso unico e raramente porta a dei risultati positivi. Il fare assieme ha alcuni buoni pensieri, alcune parole chiave che sono credere in un cambiamento che è sempre possibile, perché è dura lavorare, ci sono tanti operatori in salute mentale che lavorano anche tanto e non pensano che Maurizio Camin possa cambiare. E no, purtroppo
purtroppo noi dobbiamo credere che anche Maurizio Camin possa, è dura da pensare, però dobbiamo credere che può cambiare. Io mi permetto di dire questo a Maurizio, perché evidentemente abbiamo un rapporto di conoscenza e di amicizia, se no, insomma, quello poi uscendo mi picchia. Che tutti hanno risorse, tutti, anche la persona che in quel momento sembra essere l'ultima degli ultimi, se guardiamo bene le risorse le troviamo e vanno valorizzate. La partecipazione attiva di tutti, il clima, il denaro che è importante ma che non è tutto, la ricerca, eccetera. Qui ci sono alcuni esempi e poi vado a passare il microfono a Roberto, che si occuperà degli UFE in particolare, per darvi l'idea di cosa ha significato, soprattutto nei primi anni, investire nel fare assieme. Mi fermerò quasi solo ai titoli per questioni di tempo e perché forse neanche è così importante approfondire. Allora, una cosa con cui abbiamo iniziato sono sicuramente i gruppi di autoaiuto, che molti di voi conoscono, sono degli strumenti eccezionalmente utili per dare valore, responsabilità, senso di appartenenza, per far recuperare dignità e responsabilità alle persone che si trovano senza operatori aggregati per tipologia di problema. Ricordo che quando siamo partiti nel 2000, veramente in quattro gatti, nel 2000 il servizio di Trento era un'orrendezza impresentabile. Io, che ne ero da poco il responsabile, insomma, mi vergognavo profondamente di quello che dovevo dire a utenti e familiari giustamente arrabbiati. Allora, in pochi mesi abbiamo messo in piedi tantissimi gruppi di autoaiuto, ma oltre ai gruppi di autoaiuto abbiamo molto investito in quello che abbiamo chiamato cicli di incontri con i familiari, che erano indubbiamente la componente più arrabbiata all'interno del servizio, perché l'utente a volte era quasi contento di avere un servizio che non si occupava di lui, perché così poteva illusoriamente sentirsi più libero. Era una libertà sui generis, era una libertà che lo portava a star male, però non aveva tra i piedi gli operatori, e questo a volte per l'utente è un obiettivo importante. I familiari invece rivendicavano giustamente, no? Il diritto alla cura, il diritto alla presa in carico, eccetera. Noi gli abbiamo proposto questi incontri impegnandoci, giurando su tutte le cose possibili e immaginabili, che avremmo corrisposto seriamente a quello che fino allora era stato solo una proposta verbale a cui non seguivano delle cose operative. Devo dire che siamo arrivati a 50 o 60 di questi cicli di incontro. Abbiamo coinvolto ormai, questo a qualche, forse un anno, questa slide, più di 550 famiglie, e con questo piccolo strumento si sono azzerate in pochi mesi tutte quelle conflittualità che prima erano la norma e che impedivano quella salute mentale di comunità che non può esistere se tutta la componente familiare ce l'hai contro, e ce l'hai contro giustamente in questo caso, noi ce l'avevamo giustamente contro, per cui qui abbiamo sicuramente costruito un mondo dove oggi le famiglie in larghissima misura si sentono partecipi alle attività del servizio. Bene, buongiorno anche da parte mia, sono già stato presentato, Roberto. Io ho una storia di familiare nel disagio psichico, nella salute mentale, perché anche la nostra presenza ovviamente non poteva che avere una forte coerenza rispetto al fare assieme, per cui c'è un operatore, c'è un familiare e poi c'è Andrea che rappresenta il mondo degli utenti. Ha una storia molto lunga, la mia è nata negli anni 80, la nostra famiglia è entrata in disagio attraverso il fratello Giuseppe, che però poi siamo riusciti, attraverso inizialmente un percorso di autoaiuto, nei gruppi di autoaiuto, poi la storia si è anche portata a Trento. Io sono qui a Trento da circa 25 anni e mi occupo inizialmente di gruppi di autoaiuto nell'ambito dell'alcol, dei problemi alcol correlati, negli ultimi 15 anni anche nel mondo della salute mentale. Sì, compito mio adesso in pochi minuti è di quello di presentare questa figura che ovviamente ha una sigla molto accattivante, una UFE, è chiaro che UFE richiama un po' gli UFO, per cui c'è sempre un po' questa attenzione. È chiaro che UFE sta per utente familiare esperto, quindi questa figura che inizialmente non era così chiara neanche da parte nostra, questo significato forte di appartenenza
al mondo del servizio e quindi di lavorare a fianco con gli operatori, ma è stato un processo, un percorso. Il percorso è stato possibile perché c'era questa cultura del fare assieme di base, o no? Chiaramente su una cultura non di base del fare assieme è impensabile creare figure come gli utenti familiari esperti che lavorano a fianco degli operatori, lavorano perché sono anche pagati all'azienda sanitaria, perché gli si riconosce una professione che è il frutto di un sapere esperienziale. È chiaro che gli UFE non hanno un sapere dello studio, ma il sapere dello studio nei servizi c'è, sono gli operatori che hanno studiato, non hanno neanche un sapere del lavoro, e quello di nuovo ce l'hanno gli operatori, speriamo, penso di sì, ma hanno un sapere del vissuto, chi, noi diciamo, meglio della persona che ha attraversato il problema, l'ha accettato, che è un passaggio in salute mentale non di poco conto, l'ha affrontato e lo sta vivendo, magari ancora con qualche difficoltà, perché non sempre ovviamente la malattia mentale esce dai propri percorsi, ma la si può in qualche modo accettare, cercare di lavorare sulla qualità della vita, quindi non tanto e non solo per un discorso di superamento della malattia, che se è possibile è bello, ma anche la possibilità di fare un percorso di recovery, di qualità della vita. Ecco, queste figure hanno iniziato circa più di 10 anni fa a entrare in alcuni percorsi, inizialmente nella struttura protetta, la Casa del Sole. Ne abbiamo visto sin da subito i benefici, un'esperienza bellissima. Ahimè, non la troviamo ancora in giro per l'Italia, anche se sono venute, credo, 100 delegazioni delle varie psichiatrie italiane e mondiali a vedere questa esperienza. Però l'esperienza, per esempio, di un UFE alla Casa del Sole, che sta tutta la notte da solo, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, da solo, che non è neanche vero, quando a me mi dicono ma come fa a stare da solo? Io dico sempre non è da solo, è con 13 ospiti che stanno facendo un percorso sulla loro salute mentale, perché nessuno è solo, sarebbe come appunto non riconoscere che anche gli ospiti che in questo momento, se sono alla Casa del Sole, chiaramente stanno attraversando un momento difficile, ma sono anche risorse, per cui l'UFE, che sta di notte da più di 12 anni, condivide un percorso di amicizia, di condivisione, e abbiamo avuto anche dei dati interessanti, il numero delle chiamate notturne, il numero dei ricoveri notturni, perché è chiaro che il reparto è a disposizione telefonicamente, è molto basso rispetto ad altre esperienze precedenti o di altre realtà italiane. Per cui l'esperienza della Casa del Sole è quella che ci ha mostrato che la strada era giusta, un po' alla volta abbiamo favorito che gli UFE fossero in tutte le aree. Oggi sono più di 40 queste figure, non sono tutti a tempo pieno, ce ne sono 5 o 6 che si può dire sono molto vicini al tempo pieno, poi ce ne sono una dozzina, 15 che fanno un part-time e altri che fanno magari qualcosina in meno. Ma le aree sono tutte, quindi la Casa del Sole è stata la prima, poi il front office, è il momento dell'accoglienza al servizio, che è un momento importante, no? Voi sapete, forse essendo molto giovani non vi è ancora capitato di presentarsi ai servizi sanitari, ma a me che capita, ahimè, ultimamente di frequente. E l'accoglienza non è uno dei valori più forti che si trova quando uno si avvicina a un servizio. L'ascolto è molto limitato, c'è un sentire quando va bene, ma l'ascolto in senso di vicinanza. Avendo messo gli UFE è cambiato radicalmente il clima nella parte dell'accoglienza del servizio salute mentale. Abbiamo fatto anche un questionario di valutazione e si è visto quanto era gradito innanzitutto dagli utenti e dai familiari, ma oggi si può dire che anche la stragrande maggioranza degli operatori non possono più immaginare un servizio, il loro servizio, perché il servizio è quello degli utenti e dei familiari, ma è anche quello degli operatori, non possono immaginare il loro servizio senza gli UFE. Tra l'altro a me capita, io ho questo ruolo di coordinare questo mondo in termini di turnistiche, in termini di confronto su come vanno le cose. È interessante perché quando qualche contesto, magari l'UFE ha perso l'autobus o ha la febbre, quindi quella mattina non arriva, subito mi chiamano come se il servizio non potesse più funzionare senza gli UFE. È chiaro che è anche un'esagerazione. È chiaro che l'UFE è stato un valore aggiunto importante, ha cambiato la cultura, l'approccio del servizio, ha reso possibile in modo concreto il fare assieme, che ovviamente si fa anche con altre modalità, il gruppo di Leopoldo, ma gli UFE, diciamo, sono la carta forte.
quando l'azienda sanitaria li ha riconosciuti economicamente attraverso i soldi che vengono dati all'associazione alla panchina, che io in questo periodo sono il presidente, è chiaro che è stata una forte scelta di riconoscimento, no? Perché nessuno paga nessuno se non gli riconosce un ruolo, una capacità, un valore di cambiamento. Questo allora è importante. Questa quarantina di UFE, sono una trentina sono utenti e 10 sono familiari. La nostra esperienza ha messo in campo tutte e due le figure. Diciamo che in Italia ci sono esperienze analoghe agli UFE, magari non sempre si chiamano UFE, anche perché non sempre vengono visti anche i familiari come risorse, come sapere esperienziale. Per esempio in Lombardia c'è una bella esperienza che però riguarda solo gli utenti, ma come diceva Renzo, noi non siamo per chiedere di fotografare quello che si fa qui e riportarlo nelle proprie realtà. Ogni realtà poi adatta la risposta, all'approccio alla propria situazione. Dicevo, allora, la maggioranza sono utenti e la maggioranza sono donne. Questo, io dico sempre, non è un caso, perché è indubbio che le donne sono migliori. Non so se mia moglie è andata via o c'è ancora. C'è ancora, perché io faccio sempre questa battuta, adesso sono un po' in difficoltà, perché c'è, non è che c'è, non c'è quasi mai, ma perché dico le donne sono migliori e non ho dubbio, a parte le mogli, perché è chiaro che ho questa necessità, ma ovviamente noi scherziamo sempre in famiglia. A me piace pensare che, ogni tanto mi viene questa riflessione, che noi cerchiamo di favorire il fare assieme in psichiatria, tra l'altro ultimamente da un paio d'anni si sono aperte anche strade del fare assieme concretizzate con gli UFE anche in alcolologia, dove io lavoro, per cui a tutti i mondi che mi sono molto vicini. Poi penso ogni tanto, quando parlo, poi ci penso quando finisco di parlare, ma il fare assieme a casa mia esiste? Perché io penso che il primo nucleo dove il fare assieme dovrebbe esistere è nelle famiglie, forse ci sarebbero tanti meno problemi, no? Nel rapporto anche tra adulti e adolescenti, rapporto tra adulti, ma questa è una mia disquisizione fuori dal tema. Per cui oggi gli UFE davvero hanno cambiato la realtà del servizio, oggi il servizio si snaturerebbe profondamente se da domani non ci fossero più gli UFE. Tenete conto che anche il percorso dell'UFE non è un percorso difficile, noi non è che mettiamo in campo chissà quali percorsi formativi, noi riconosciamo all'utente e al familiare che vuole ovviamente spendersi in questa figura, gli riconosciamo già un sapere, per cui non vanno formati. Ovviamente fanno un percorso di tirocinio, di apprendimento, affiancando UFE già più esperti per conoscere soprattutto i contesti. Per cui... E poi abbiamo dei momenti di verifica reciproca tra UFE e operatori di quel contesto per vedere come va il contesto. All'inizio magari la tendenza era quella di valutare più come andavano gli UFE da parte del servizio. Oggi è bello perché queste riunioni si ragiona su come va il contesto, quindi UFE e operatori, quindi quel discorso che diceva Renzo di parità, o no, non c'è più un atteggiamento diverso. Ci sono ovviamente alcune criticità qui nel mio tema e mi è stato giustamente chiesto di mostrare anche alcune criticità. Alcune criticità sono state nel percorso, chiaramente oggi il percorso non è alla fine, ma non è neanche all'inizio, a metà, all'inizio e in parte anche per un periodo. Abbiamo avuto delle resistenze in alcune aree degli operatori, dove facevano fatica a capire anche comprensibilmente queste figure che fino al giorno prima erano dall'altra parte del tavolo, fino a un mese prima magari erano ricoverate, per cui potete immaginare uno che viene ricoverato in SPDC, nel reparto di salute mentale, poi dopo 6 mesi fa l'UFE nello stesso reparto. È chiaro che gli operatori facevano un po' fatica. Un po' questo, un po' qualche operatore pensava che ci fosse il rischio che gli portasse via il posto, il ruolo, tutte cose anche comprensibili, no? Però quello che ha aiutato il superamento, e oggi davvero si può dire che io penso l'80, forse anche più per cento degli operatori non ha più difficoltà a capire che ha un valore aggiunto. Quello che ha aiutato però non è stato tanto i nostri ragionamenti che facevamo con queste aree di operatori che facevano un po' fatica a coglierne il valore, ma sono stati gli UFE. L'UFE è una goccia che fora qualsiasi pietra, quotidianamente mostra il suo valore, no? Perché poi mostra quanto lui riesce, proprio perché ha questo vantaggio di sentirsi alla pari con la persona che soffre, quanto lui riesce a favorire certe scelte
della persona. Noi per esempio abbiamo visto che tante situazioni che avrebbero rischiato sicuramente un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, che è una delle cose più brutte che ci sono in psichiatria, la presenza di un UFE alcune volte, non sempre, ma non poche volte, ha aiutato a evitare il TSO e a favorire il ricovero volontario, che ovviamente cambia completamente il percorso, no? Perché la persona che viene obbligata, oltre alla violenza, poi è chiaro che però fa fatica poi a scegliere di intraprendere una cura perché non ha scelto quella strada lì, mentre invece, e questo ci ha mostrato, ma ho parlato dell'esperienza delle notti alla Casa del Sole, io che sono il coordinatore, in 12 anni io tengo aperto il telefono perché potrebbe succedere qualcosa, ma non tanto riferito agli ospiti della Casa del Sole, dove tutti all'inizio pensavano chissà cosa succede, ma perché qualche volta ci possono essere problemi come l'allarme se qualcuno fuma o perdite di acqua, insomma problemi che magari posso dare una mano a risolvere. Però in questi 12 anni sono stato chiamato due volte, sempre anni fa, quando si fumava ancora nella struttura, e fumavano sì gli ospiti, ma fumavano anche gli operatori, e vi ho a dire la verità, non è che fumavano solo gli ospiti. Forse questo fare assieme di fumare non aiutava, quando poi ognuno dei due ha deciso di non fumare più, le cose sono migliorate. Ecco, ero intervenuto allora, ma ripeto, non tanto per situazioni di carattere legate alle persone, ma legate. Per cui oggi davvero l'esperienza degli UFE è un'esperienza interessante. Non so, io mi fermerei qui. Ah, la replicabilità, perché è un'altra richiesta. Noi siamo stati già contattati, ho detto, in giro per l'Italia, stanno nascendo in psichiatria queste esperienze. Ripeto, magari non sono targate UFE, ma poco importa. L'importante è che svolgano quel ruolo di un sapere esperienziale, di portare fiducia e speranza, di portare possibilità di cambiamento. Ma noi siamo stati contattati a Trento, ma non solo a Trento, anche da altre aree. Ho già detto, due anni fa sono nati gli UFI in alcolologia, potrebbero, penso, forse partiranno, io spero, anche UFI nel CERT, cioè chi si occupa di tossicodipendenza, perché anche lì la persona, così come vale in alcolologia, in psichiatria, è chiaro che vale. Ma ci hanno contattato anche aree più tradizionalmente sanitarie, non legate a disturbi legati al pensiero, alla psicologia. Per esempio ci ha contattato la diabetologia, ci ha contattato la malattia della pelle, come si chiama? Dermatologia, perché è chiaro che in tantissimi campi, soprattutto in quelle malattie che non hanno soluzioni di continuità, il diabete, dermatologia, possono essere importanti i percorsi delle persone che hanno fatto un'accettazione della malattia, perché tante volte questo tipo di malattie non si accettano e poi tutto si complicano, e l'adesione alla cura e l'altro, quindi aprire, allora questo è possibilissimo. È chiaro che dipende dagli uomini, non dipende chissà da chi. Sicuramente gli utenti, ho visto in queste aree qui, i familiari sono sempre pronti. Se si fa partire un'iniziativa così, gli utenti e i familiari li troverai subito pronti, prima ancora di quanto pensi. Non ci sono resistenze da parte degli utenti e familiari a spendersi, a portare il loro sapere. Perché serve anche a loro, eh? Poi non so se Andrea avrà voglia di dire quanto è servito a lui questo percorso. A me è servito molto come familiare questo percorso. Però ecco, serve anche agli altri, quindi potrebbe essere interessante se qualcuno presente qui volesse un po' approfondire queste tematiche, noi siamo disponibili a incontrarci. Grazie. Salve, sono Andrea, come già detto sono un utente e un UFE, anzi una categoria particolare di UFE, sono un UFE garante in quanto si occupa di quei percorsi di cura condivisi di cui ha parlato il dottor De Stefani. Ecco, prima vorrei un attimino integrare quello che ha detto Roberto, solo per sottolineare un po' la volontà degli UFE. Roberto ha detto che giustamente gli UFE vengono in parte compensati, è un compenso contenuto, tanti hanno bisogno di questo compenso, però esistono anche forme di solidarietà. Io personalmente e la maggior parte degli UFE garanti lo facciamo come puro volontariato, senza compenso, perché siccome le risorse sono limitate, ritengo giusto lasciare queste risorse a degli UFE che hanno maggiormente bisogno di me. No, no. Ci sono pochi UFE, ma ce ne sono che non vogliono essere pagati. No, tranquilla.
Ecco, allora innanzitutto vi dico che sto rigettando completamente le cose che volevo dirvi, perché in parte ripeterei ciò che hanno detto loro, e poi giustamente il dottor De Stefano ha fatto un cenno ai PCC, che come esempio pratico sono forse più significativi tante parole di quello che si fa al centro di salute mentale. Quindi mi limiterò ad una valutazione breve e sintetica. Allora, avete capito che il fare assieme è il principio cardine dell'organizzazione della maggior parte delle attività che si svolgono al centro di salute mentale. Conseguenza. È evidente che lavorare o assumere decisione tenendo conto dei punti di vista di ciascun soggetto e per quanto possibile in condizioni di parità, beh, in primo luogo gratifica qualunque soggetto partecipante, ma in primo luogo gli utenti, che ovviamente dovrebbero essere la mission centrale del servizio di salute mentale. Quindi direi che è un principio di massima democrazia, di massima rappresentatività, ha parlato del GPP, l'organo di governo o il Parlamento del centro, quindi voi capite come sia importante sotto questo profilo, questo principio. Però non è soltanto fare i buoni, se ci pensate bene, qualunque organismo che prenda decisione o svolga attività tenendo conto del punto di vista di ciascuno e sfruttando quella conoscenza che sia scientifica o esperienziale di ciascuno, cosa porta? Porta buoni risultati. Porta in effetti ad un, mi fa ridere un po', a una logica di mercato. È un'organizzazione che può funzionare con criteri di efficienza e di efficacia, perché inevitabilmente all'applicarlo comporta questo. Bene, allora sicuramente questa piccola premessa da utente l'ho fatta per quanto riguarda l'applicazione del principio, però ecco, il fare assieme per noi utenti è qualcosa di più, non è soltanto un principio organizzativo, per noi vale molto di più, perché è da ritenersi che abbia una valenza terapeutica. Mi spiego. Qualunque soggetto che si incarica al servizio o che si approccia al servizio è un soggetto in un momento di crisi, giusto, della sua patologia, quindi cos'è che sta chiedendo al servizio? Sta chiedendo al servizio delle forme di intervento che rimuovano quelli che sono i sintomi essenziali della sua patologia o del momento di crisi per raggiungere quella che potremmo definire la guarigione clinica. Sicuramente il fare assieme contribuirà anche a questa guarigione clinica, però dovrei anche dire che la guarigione clinica probabilmente me la garantisce anche una psicologia tradizionale, me la garantisce lo psichiatra privato dal quale posso andare, quindi fondamentalmente sotto questo profilo non si farebbe nulla di più. Il fare assieme, e se ci pensate è abbastanza logico, il fatto che a un certo punto raggiunta la guarigione clinica, il disagio mentale di solito ha fatto tabula rasa, cioè si manifesta in una forma così violenta che di solito ha fatto, uno ha perso il lavoro, ha difficoltà sul lavoro, ha difficoltà con la moglie, il marito, il figlio, gli amici, cioè fondamentalmente la tabula rasa. Quindi ok, io posso dire che quel soggetto non manifesta più i sintomi della malattia, ma sicuramente non è né in grado di affrontare la società nel suo insieme, né ha acquisito adeguati strumenti per affrontare la patologia e convivere con essa dignitosamente. Ecco, è abbastanza evidente che il fare assieme, con tutte queste attività che vengono poste in essere, viene, come dire, un po', potrei affiancarlo al concetto di recovery, cioè voglio dire, si passa da un momento nel quale l'utente è soggetto passivo, visito il psichiatra, ricevo il farmaco, a un momento nel quale vengo chiamato ad essere protagonista o coprotagonista di un percorso di guarigione, ma questa volta si chiama guarigione sociale, per garantirmi per certi aspetti un reinserimento ed un modo di convivere dignitosamente con la mia malattia. Quindi voi capite che per noi il fare assieme non è solo un principio organizzativo di funzionamento, di lavoro, ma è proprio un aspetto terapeutico del nostro essere al centro. Quindi appunto, per chi era chiaro, il concetto di recovery è proprio questo, cioè quando l'utente deve tirare sulle maniche e farci anche lui protagonista partecipare a questo processo. Processo che fra l'altro normalmente garantisce anche quello che può essere il terzo capisaldo
per meglio affrontare la malattia e conviverci, perché se sicuramente bisogna essere consapevoli di averla, sicuramente di averla accettata, finché non ne ho un'approfondita conoscenza della patologia in quanto tale e di come la stessa ci manifesta su me stesso, difficilmente potrò raggiungere questi importanti risultati. Ecco, prima di parlare di passare, ho fatto molto una sintesi rapida, prima di passare però ai PCC, vorrei dare una risposta al problema che ha posto la moderatrice. Ci ha chiesto quali le difficoltà. Beh, io è una realtà che conosco da pochi anni, insomma, da pochi anni svolgo questo ruolo di UFE garante, prima ero un utente più passivo, ovviamente. Posso solo immaginarlo, cioè nel senso che, come voi vi rendete conto, cambiare un intero sistema in questi termini non si risolve con tre circolari o due riunioni. Richiede il porre in essere tutta una serie di azioni che è anche difficile definire. Io le definirei semplicemente come una rivoluzione culturale. E per fare una rivoluzione culturale occorre quella convinzione, quella caparbietà, quella volontà che sicuramente il dottor Stefani ha posto nel servizio salute mentale di Trento, perché solo attraverso una rivoluzione culturale si può cambiare questa realtà. Renzo, vabbè, Renzo, come Renzo, è vero. Il privato ti chiama Renzo, poi dai, qua c'era platea ufficiale. Renzo, come Renzo? Renzo, subito. Esatto. Bene, allora fatto un po' questo quadro, parliamo brevissimamente, che non vorrei rubare troppo tempo, ai percorsi di cura condivisi. Ecco, i percorsi di cura condivisi sono estremamente interessanti. Si inseriscono in quello di cui non abbiamo parlato, ma la fiducia che Renzo ha voluto dare agli utenti, alle loro riserve, alle risorse, alle loro capacità, è questa. È un percorso, diamolo come premessa, che anziché essere affidato, come tipicamente avviene, ad un operatore, sia esso psichiatra, psicologo, educatore, non ha nessuna importanza, per certi aspetti la regia è affidata a un utente. Questi sono i PCC, sono i famosi UF garanti. È evidente che sono stati un po' selezionati chi ha la possibilità di questo percorso, ma comunque dare comunque la fiducia a queste persone di gestire il percorso, tanto di cappello, insomma, è stata veramente una scommessa. Perché però l'ha scelto? Perché si è detto, chi meglio si raffronta con l'utente? Ma è ovvio, un altro utente, un familiare. Perché dovete capire che il disagio mentale è una brutta bestia, cioè nel senso che presenta delle peculiarità di disagio che non sono confrontabili con nessun altro disagio. Cioè è difficile spiegare. E banalmente si può dire che soltanto chi l'ha provato sa di cosa si tratta, perché ha peculiarità tutte sue. Come si svolge? Anche lì si può essere rapido, perché? Allora, si svolge così. Vi sono, innanzitutto c'è un primo incontro in cui l'UFE garante incontra l'utente. Altra cosa strana che avrebbe fatto Felice Basaglia, immagino. Il garante non sa niente dell'utente, cioè non è che io l'ho letto la cartella clinica, so la patologia, sposato, età, io so solo un nome e cognome quando lo incontro, ovvero sia sono totalmente scevro da pregiudizi. Io della persona non so nulla, quindi il percorso che faremo per andare a conoscerlo, bella dire la sua conoscenza della patologia, della diagnosi, il suo contesto sociale in cui vive, in altre parole un incontro che sia pure secondo un iter predeterminato, che abbiamo chiaramente un quaderno da riempire, insomma, per capirci, è mira cosa? A conoscere la persona. Nella sua interezza, la persona non è la malattia, la persona è mille altre cose e noi in questo momento ci occupiamo di quelle mille altre cose, delle criticità e dei suoi problemi e ne abbiamo di strumenti al centro per affrontarli, puntiamo ai suoi desideri, cerchiamo di capire cosa possiamo fare per aiutarlo in questa prospettiva e conoscerlo nella sua interezza. Dopodiché, fatto questo passaggio, anche qua sintetico per darvi l'idea, andremo poi a condividerlo. Chiederemo all'utente quali sono le persone di riferimento con le quali possiamo andare a discutere e confrontarci su questo profilo delineato, che ovviamente saranno necessariamente lui stesso, lo psichiatra, il garante, e dopodiché indicherà tutta una serie di riferimenti di l'amico, la moglie, il figlio, il collega di lavoro, l'assistente, o chi ha più difficoltà magari, assistente sociale, il referente della comunità nella quale vive.
Quindi tutte queste persone, che è stato dimostrato un po' nei fatti concreti, hanno trovato buone risposte, perché voi capite che vi sono anche i famosi incontri di rete, in cui tutti questi esperti, esperti in qualcosa, si incontrano per affrontare un problema. Ma sì, ma quel problema specifico non parla della persona. Quindi tutti hanno rilevato l'importanza di questo ritrovarci un'ora e mezza a parlare della persona nel suo complesso. Ecco, io addirittura ho spesso consigliato gli utenti, anche dato il pregiudizio che le difficoltà che la società oggi affronta nei confronti del disagio mentale, c'è poco da dire, si avvertono anche in famiglia. Quindi io spesso ho consigliato agli utenti con buoni risultati di chiamare non soltanto quelli con i quali c'è già un rapporto di fiducia e di condivisione, ma anche magari i familiari scettici o altre figure di riferimento scettico. Nel senso che stando un'ora e mezza, volenti o nolenti, ad affrontare il problema, diciamo che ci sono un attimino sensibilizzati. Spesso poi, per quanto riguarda la famiglia, ho visto che non è che ci fosse un atteggiamento di pregiudizio, ma di imbarazzo. Il folle fa paura perfino parlarne. Quindi la moglie e il marito non ne ha parlato, ma solo perché non sapeva cosa dire, speriamo che ti curino bene, ma non affrontano insieme il problema. Non c'è quel fare assieme di cui parla Roberto. Ecco, quindi il PC ci ha dimostrato sicuramente uno degli strumenti più importanti per raggiungere questi risultati. Penso che il tempo sia scaduto e quindi...